È la prima volta che partecipo a un brainstorming di Pontevia, non a un brainstorming in generale. Mi piace molto il modo in cui è stato strutturato, in cui mi è stato presentato, me l'hanno anche spiegato molto bene prima, c'è una grande organizzazione. Questa sera, questa terza edizione del nostro Brands Connection, questo evento è molto innovativo a Roma e sono molto orgogliosa di quello che fa Pontevia, di tutti questi eventi molto dinamici e innovativi che cerchiamo di portare a Roma. La soirée commence avec la présentation des entrepreneurs de leur réalité et de leurs problématiques à tous les cerveaux, donc à toutes les personnes présentes ici en groupe. Ensuite, chaque personne décide avec qui aller faire son brainstorm et une fois que le groupe est composé, eh bien ça commence. Okay, io sono Alessia Costarelli. Sono un architetto di lavoro e sono la founder di una startup che ha solamente 6 mesi di vita e la startup si chiama ACK Service in Design. Lo scopo di questa startup è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti. Il mio target è orientato ad aziende medio-grandi. Partiremo da aziende orientate intorno alle 100 persone proponendo un servizio fatto da tre livelli diversi. Uno, migliorare il luogo in cui i dipendenti lavorano proponendo una progettazione che utilizza anche la realtà aumentata. La seconda attività è quella di fare una formazione specifica dove si orienta il dipendente a fare un'attenzione a se stesso, un'attenzione verso le relazioni. E in ultimo ci occupiamo anche di pianificazione alimentare perché prima ancora che nascesse la startup ho creato un marchio insieme alla collaborazione di un biologo e di uno psicologo. Tutto questo lo stiamo racchiudendo all'interno di una piattaforma informatica che stiamo costruendo. La mia domanda oggi è come comunicare tutto questo mondo così complesso agli imprenditori e ai miei target aziendali. L'idea dell'intelligenza collettiva che è io sono un'idea, la tiro fuori e attraverso la mia idea ne nascono altre 5 e così facciamo crescere questa problematica, la facciamo avanzare e speriamo le diamo un senso, una via di uscita positiva. Buonasera a tutti, io sono Antoine Harel, ho creato con un amico 5 anni fa Selectra, che è un servizio che riguarda tutte le utenze della casa, quindi luce, gas e internet. Il nostro ruolo nasce prima di tutto come siti di informazioni su internet. Accompagniamo il cliente nel processo di gestione delle sue utenze, in particolare nei momenti di trasloco. Quindi spieghiamo come funziona il settore, il ruolo del distributore che gestisce i cavi e il contatore, il ruolo del venditore, spieghiamo che ci sono vari venditori con varie offerte e diciamo, orientiamo il cliente verso l'offerta giusta. Ci occupiamo di tutta la parte contrattuale, quindi raccogliamo i dati, verifichiamo che i dati siano corretti, che i documenti allegati ci siano tutti, che siano leggibili. Il nostro ruolo come Selectra è di levare questo stress e di diciamo, aiutare la gente a cogliere gestire al meglio le utenze. Adesso il nostro problema qual è? Vogliamo offrire questo servizio in lingua originale, cioè in inglese e in francese, per le comunità di expat in Italia. E il problema che vorrei sottoporvi stasera è questo. Come farci conoscere e come rendere il nostro servizio fruibile tramite un sistema di presa di appuntamento, diciamo. Allora, buonasera a tutti, io sono Eleonora Dusi e sono la co-founder di Coster Coworking. Dal 2013 insieme al mio socio sviluppo e gestisco spazi di coworking a Roma e quest'anno abbiamo deciso di avviare un nuovo progetto di tipo digitale, è in partenza e ora vi dirò, il vostro contributo è molto importante per capire se vale la pena di andare avanti. Il progetto riguarda un'app che vi consente dal cellulare di aprire una mappa e trovare dei spot per lavorare ovunque in città, a esclusione dei coworking. Quindi caffetterie, ristoranti, yacht, case private, ovunque ci sia un tavolo, una connessione e ovunque si rispettino degli standard che noi andremo a definire con le competenze che abbiamo acquisito finora. Vorrei conoscere il vostro parere e sapere se secondo voi questa cosa può funzionare, quali sono le resistenze che avreste nell'usarla, i dubbi che avreste rispetto a un'app di questo tipo. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Patrizio Garingi,
Io sono il CEO e il founder di una società di consulenza patrimoniale che si chiama Capital Strategy. Diciamo che noi abbiamo provato a portare un vento di novità nella consulenza in Italia. La nostra è un'esperienza prettamente bancaria, nel mondo bancario. Abbiamo creato questa società, diciamo lo scopo è quello di gestire una consulenza a 360 gradi sia su clientela privata sia su grandi aziende. Il 70% della nostra attività è focalizzata sulla parte finanziaria, quindi su prodotti di investimento, che siano indipendenti da banche e intermediari finanziari. Però siamo in grado anche di gestire patrimoni e comunque esigenze diverse. Lo scopo del gioco sarebbe quello proprio di costruire una soluzione di investimento, una soluzione problematica in base all'esigenza che ha un cliente. La nostra presenza qui è perché vogliamo capire con voi come poter diffondere in Italia questo nuovo modus operandi, perché la consulenza patrimoniale è molto estesa e diciamo molto conosciuta nei paesi anglosassoni, è molto conosciuta in America e poco conosciuta in Italia. Quindi come possiamo portare questo nuovo verbo e cosa possiamo fare per farlo capire, insomma, sia a privati sia a aziende. Chaque entrepreneur va aller à sa table, va accueillir les cerveaux, va leur expliquer un peu plus la problématique et le brainstorming va commencer. Donc il y a vraiment l'idée, c'est de laisser les gens réfléchir et lancer des idées et l'entrepreneur récolte vraiment toutes ces idées au fur et à mesure. Ça va durer 45-50 minutes maximum. Alors c'est un public avec un profil complètement éclectique parce que le Brands Connection s'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas seulement ouvert aux membres et c'est un événement en italien, donc l'idée c'est d'atteindre vraiment le public italianophone, romain, et donc en fait on a des personnes de tous les profils, des artistes, des écrivains, des managers, des gens dans la communication, des architectes, des financiers, des éditeurs, voilà, vraiment c'est des publics, c'est un public complètement hétéroclite et donc c'est ça qui fait la richesse en fait de la réflexion. Et ensuite, on va fermer ce moment de brainstorm et on va pouvoir commencer l'apéritif de networking, c'est-à-dire un moment où les gens vont pouvoir se présenter, se dire qui ils sont et commencer à se connaître et à faire un peu du réseautage professionnel. Pas encore abonné à notre chaîne? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications.